Adesso, insomma, abbiamo anche un ospite di caratura nazionale, un'istituzione nel mondo del giornalismo. Ci siamo appassionati alle sue cronache, minuto dopo minuto, partita dopo partita. Era la grandissima Italia, insomma, lui ha scritto un'epoca, dopo Niccolò Carosio, altro che Caressa, insomma. Buonasera, signor Pizzul. Buonasera, Giovanni. Insomma, come stai innanzitutto? Ma guarda, io adesso sono nella via Udine, che praticamente mi godo i nipoti e vado avanti tutti i giorni passeggiata, niente, la vita un po' di un'anziana, ecco. Insomma, in pochi sapranno che lei ha questo primo cugino di Villa San Giovanni. Lei viene spesso quando può, adesso c'è la pandemia purtroppo, a Villa San Giovanni. Cosa le manca di più? La sosta, il Barzesia, che cosa? Ma guarda, sinceramente Gianni, quello che mi manca di più, ovviamente perché è una malattia, è lo stadio Santoro di Villa San Giovanni, anche comunale, però quando finisco le Perché lei seguiva la Villese, partite, signor Pizzul? io seguivo la Ai Villese. tempi di Napolitano, di Rashid, quando? Ai tempi, no, molto molto prima, ai tempi del buon presidente Cama, tu non te lo ricordi No, perché sei un no. ragazzo. Ok, e poi quando finiva la partita andavamo direttamente da Mimmo alla sosta, e ricordo bibitoni enormi. Io ricordo uno speciale di Reggio Canestro, insomma, dallo stadio della Villese, lei venne al Palacaminiti, io ancora ero un giocatore e ricordo anche una fotografia col presidente Versace, ricordi belli per me. Sì, ecco, io adesso mi ricordo, sì, tra i miei vaghi ricordi c'è Salvatore. Poi c'era Mafrici, Morabito, Monarchio e poi Doldo, mi sembra, Miloro vero? pure. Gianni Miloro, ah, attenzione, Francesco Pecora. Sì, assolutamente. C'era Sì, Francesco, insomma, era noto per i calzini alti. Calzini alti, sì, faceva un caldo in quella palestra, veramente. Io sono abituato per Friuli, quindi è un problema. Signor Pizzul, è vero che lei ha sempre avuto un debole per il numero 10, Zico? Guarda, Zico è stato sempre parte fondamentale di tutti i miei sogni da giornalista. Volevo fargli un'intervista e una volta dovetti anche scavalcare il centro sportivo dell'Udinese e alla fine chi trovai c'era Maurizio Mosca che era arrivato prima di me, ma però va bene, uscì fuori e mi bevi un litro di Brunello. Insomma, il compianto Maurizio e le sue bombe di mercato, rimpiangiamo un po' tutti. Io, insomma, ho finalmente questo occhio, quindi possiamo provare a incanalare il basket all'interno di questi dialoghi. Insomma, io da ragazzo seguivo le sue telecronache, il Mondiale 90, Zenga, Bergomi, Maldini, De Napoli, eccetera, eccetera, però, insomma, la squadra del momento è il basketball Lamezia. Qualora lei mi decantasse il basketball Lamezia, per me sarebbe un sogno, insomma. Allora, per la Messi scenderanno in campo e seguendo informazioni, Sindoni, Spasojevic, Monier, Elia, Giampa, ce ne sono due Gianni, Sì. Ferretti, Conti, Brutta, Miscimarra e Giovannino Scialata, Foll, allenatore CT delegato per la Messia, Francesco Barilla, Assistente? ragazzo cresciuto a Pane e Catona, me lo ricordo ancora con affetto. Assistente? Assistente, il ragazzo d'oro di Soverato, Nicola Borruta. Il Golden Boy Soverato, insomma. Lei è mai stato a Golden Boy. Soverato? Conosce Ciccio Gualtieri? Sì, sono stato sempre con Ciccio, devo dire una grande persona, fa paura per il suo aspetto, anche per la sua parlata un po' roca, però una persona d'oro. Va bene, signor Pizzul, grazie mille, per me è stato un onore, insomma, averla ospite. Anche per me è sempre un onore risentire Grazie. dei colleghi Grazie, nuovi. grazie mille. E domani torniamo.